cosa pensi di poter offrire tu come artista all'interno di questo progetto? Allora, io spero magari di dare più un parere, nel senso non solo scritto, ma più nel caso ci fosse un momento dove bisogna esprimere in quel momento stesso un qualcosa, quindi improvvisare, secondo me si riesce a trasmettere di più quanto una persona ha dentro. Direi una sfumatura, una connotazione folk, con un po' per lo strumento che suono, un po' perché quello è il mio bagaglio culturale principale, che ho macinato tanto negli anni. Ma allora, sicuramente mi piacerebbe eseguire e registrare parte della suite. Potrei farlo sia come musicista, ma anche come tecnico del suono, perché parallelamente alla mia attività ho anche questa skill. Che cosa ti ha spinto invece a partecipare al progetto? Allora, io ovviamente non ho mai partecipato a un progetto così ampio, quindi un po' anche spinto dalla curiosità, perché non so bene come si sviluppi tutto in gruppo. In linea generale condivido l'agenda 2030 per quanto concerne quei punti, ma condivido allo stesso modo il fatto che non ci si può dimenticare di un aspetto così importante come può essere quello dell'arte in generale o della musica nello specifico. È un progetto talmente vasto e talmente importante per la nostra scuola, ma per la città di Brescia, ma per tutto, cioè è una cosa troppo importante, non si può dire di no, non si può non esserci.